buongiorno. Sono Cesare De Stefano, io volevo completare prima i dati di Mancadino. Io sono quello che sono stato accusato di 8 milioni di euro, poi mi hanno verbalizzato 1,2 milioni, poi mi hanno proposto 700 mila, poi Federico mi hanno proposto 400 mila al direttore provinciale, io gli ho detto ma voi con le cifre giocate a ping pong con i soldi degli altri, poi l'accertamento è risultato assolutamente fondato. Io voglio essere più breve di chi mi ha preceduto perché poi il rappresentante della FNL ci ha rubato un sacco di tempo per dirci delle cose che mi creda, le prime 30 secondi l'ho ascoltato, poi il resto era tempo perso. Io mentre ero qui ho meditato una cosa, vorrei, e questo è l'impegno che chiedo a voi, lo chiedo a te Barra, lo chiedo a lei signora e le do i miei massimi complimenti. Io il 31 marzo sono stato allontanato da un convegno organizzato dall'Agenzia delle Entrate, dalla direzione regionale, insieme all'ordine dei commercialisti, trattavano l'argomento, il contraddittorio fisco contribuente. Io ho cercato di prendere la parola, si erano preparati con la Digos e la Guardia di Finanza perché mi avevano visto dagli iscritti e mi hanno portato fuori. Io ho un sogno che ho elaborato in quella sedia. Io vorrei che un convegno come questo fosse portato all'interno dell'Agenzia delle Entrate. Io auspico che quelle cose che avete detto qua vengano dentro nella stessa sala dove io sono stato portato fuori, perché queste cose finché ce le diciamo tra di noi hanno un effetto limitativo. Queste cose vanno dette, Federico, va organizzato un convegno con questi relatori direttamente nella sede regionale dell'Agenzia delle Entrate dove ci siano loro. È stato accennato all'anticorruzione, all'ANA. Io ieri pomeriggio alle ore 16 ero presso la sede dell'ANAC, perché io ho scritto a Raffaele Cantone, non ti puoi limitare solo alla corruzione delle mazzette, ma ti devi interessare alla corruzione dei concorsi, alla corruzione che passa attraverso il calpestare i diritti delle persone per fare un avanzamento di carriera. Ieri pomeriggio, senza appuntamento, io me ne sono andato, ho incontrato due alti funzionari dell'ente anticorruzione, i quali subito mi hanno guardato con sospetto, mi volevano anche mandare fuori il fretta e furia, poi invece hanno cominciato ad ascoltarmi. Quindi la persona che mi ha preceduto e che ha indicato anche nell'ANAC un punto di riferimento su cui rivolgersi non trova che la mia piena condivisione.